Appassionati di grande calcio, benvenuti, gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi. Ben ritrovati all'appuntamento su EATV, con me c'è come sempre Daniele Adani. Riflettori puntati sulla serie BKT. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Lele. Il grande calcio è a casa sua in questi schermi. Quindi preparatevi, create la situazione giusta, perché ho la sensazione che ci divertiremo. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Può correre sull'esterno. A botta sicura. Si allunga il portiere, aspetta la conclusione. Batte lungo. Palla in out, sarà di nuovo corner. Occhio al corner. Ancora un calcio d'angolo. Allontana la minaccia. Berardi. Tocco impreciso, pallone recuperato. Ospiti che faticano a trovare il gol, anche così si spiega il dato che è quello di peggior attacco del torneo. La casella gol realizzati relega la squadra ospite all'ultimo posto di questa speciale classifica. Il gol si è dimostrato un problema più serio del previsto per loro. Problema che potrebbe acuirsi lontano da casa. Vedremo come e se lo risolveranno. Ajax, Kuven Yalcin, brutto passaggio e pallone regalato. Capisce tutto e intercetta il passaggio. Conti. C'è spazio per andare. Possibile sanzione qui, ha interrotto una buona occasione. L'arbitro estrae il cartellino giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Non riesce a scavalcare la barriera. Interviene al momento giusto e recupera.
muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Ferri, Bellini, Conti, riconquistano palla qui, difende il pallone con il fisico, Güven Yalçın, pallone perso, gioco fermo con l'arbitro che ha appena fischiato il calcio di punizione. Deviazione di testa che è terminata al lato di poco. Difficile dire se potesse fare meglio. Certo che è andato tanto così dal gol. Conti. Berardi. Nuovo possesso per loro. Pajac. Riesce a tenerla in campo, attenzione. Preferiscono non accelerare in attesa del momento giusto. Buona circolazione di palla per il rossoblù del Genoa. Troppo centrale qui, facile per il portiere. Subito a sentire com'è cambiata la situazione per quanto riguarda il Brescia. Prima rete del match per il Brescia. Si sblocca dunque il match 1-0 quando siamo giunti quasi alla mezz'ora. D'accordo, grazie. Giordano. Bellini. Guadagna metri. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Attento il portiere che sventa il pericolo. Corner battuto in mezzo. Ottengono un altro calcio in angolo. Intervento così, così, attenzione. Entra in modo perfetto. L'arbitro assegna il fallo laterale. Guadagna metri. L'ha messa in mezzo, ma ha dosato male. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Alla lunga, scavalcare la difesa, sembra interessante. Ha fermato tutto sul più bello. Puskas. C'è la possibilità della ripartenza. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Calibra male il passaggio. Guadagna metri. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Subito per le novità che riguardano il match della Spal, andiamo in diretta. Prima rete della partita per la Spal. Risultato che torna dunque in parità. 1-1, 40 minuti trascorsi sul cronometro. Grazie dunque per l'aggiornamento. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto.
chance per passare a condurre. Conclusione che è uscita, si resta dunque sullo 0-0. Era una conclusione questa da sfruttare meglio, Pier. Non si possono sprecare questi palloni. Beh, il dato sul possesso palla parla chiaro. Attenzione, che occasione, Pier! Pallone che esce, ci sarà la touche. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. Prosegue nella sua corsa. Ottimo intervento difensivo. Vediamo che decisione prende l'arbitro. La manda in area. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Ottima posizione qui. Ha aperto l'interno senza inquadrare la porta. Pier, probabile che volesse metterla sul secondo palo, no? A vedere dalla posizione del corpo, ma non l'ha per niente colpita bene e non era coordinato. Ferri. Prima parte di gara che si esaurisce in questo istante. Squadra ospite che sta imponendo il pareggio grazie a una buona prestazione. Questo 0-0 ribadisce ancora una volta le loro grandi difficoltà a finalizzare la manovra. La notizia buona arriva dalla tenuta della difesa. Vedremo se si sbloccheranno nel secondo tempo. Si gioca dunque, ripresa che ha avuto inizio. Vedremo se una delle due squadre riuscirà a spezzare l'equilibrio che si è visto nella prima frazione. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Berardi. Il Genoa attacca sfruttando le corsie. Interviene e sventa il pericolo. Sbagliato completamente la misura del passaggio, palla fuori. Sabelli. Puskas. Gudmundsson. Possibilità laterale per il Genoa. Possono passare in vantaggio. Conclusione potente ma imprecisa. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Pajac. Ci sono metri per andare. Intervento decisivo questo. Si vola verso la porta. Ha avuto il pallone per aprire il match. L'ha spedito incredibilmente sul fondo. E lo vediamo, eh? Sta ripensando all'errore di poco fa. E potrebbe avere un impatto importante a livello emotivo.
Si mette bene sulla linea del passaggio, intercetta palla. Goodmanson. Sabelli. Sturaro. Passaggio intercettato, palla recuperata. Ecco Sturaro. Pallone intercettato. C'è un calcio di rigore, credo, sugli altri campi. Sentiamo lo studio. Il direttore di gara ha fischiato un calcio di rigore per il Brescia. È stato l'errore dagli 11 metri. Conclusione angolata ma debole. Il portiere ha avuto tutto il tempo per arrivarci e bloccare. Risultato che non... Chiude Janssen. Si tuffa e sventa il gol. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra. Batte corto. Buona circolazione di palla per i rossoblù del Genoa. La perdono. Subito per le novità che riguardano il match della SPAL, andiamo in diretta. È arrivata la seconda rete per la SPAL, punteggio che ora è sul 2-1 quando siamo giunti al 66esimo. Grazie dunque per l'aggiornamento. Può puntare la porta, la parata del portiere qui. Arriva il momento del cambio. La mette in area, si supera il portiere, sembrava un tiro a porta sicura questo, ma ha reagito in una frazione di secondo. Occhio al tiro della bandierina. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provato la botta, ma da quella distanza, ma appoggiala, no? Forze fresche in campo per il Genoa. Il tecnico opta per una doppia sostituzione. Interviene, intercetta il passaggio. Intervento pulito, concede solo il palo laterale. Vargas fugge al proprio rivale. Mi chiedono la linea per quanto riguarda il match del Parma, andiamo a sentire. Prima rete della partita per il Parma. Punteggio che ora è sul 2-1 quando siamo giunti al 73esimo. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Pallone perso. Kuven Yalcin. Buona circolazione di palla per i rossoblù del Genoa. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui.
Dragusin, Pajac, tocca la palla in fallo laterale, ci sarà la rim. Messa. Ci sarà dunque un cambio. Sturaro. Provano a far qualcosa per rompere la situazione di stallo. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Ottimo qui l'intervento, l'anticipo e il recupero del pallone. Risultato di parità, ma attenzione a questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Ha cercato il gol di testa senza esito. Ha preso bene i tempi, ha colpito il pallone con la forza giusta. Bastava angolare di meno la conclusione, la palla sarebbe finita in porta. È un calcio di rigore, credo, sugli altri campi. Sentiamo lo studio. È stato fischiato un calcio di rigore per la formazione ospite. Non sono riusciti ad approfittarne. Ha calciato con il corpo troppo all'indietro. La palla si è impennata sopra la traversa. Ti resta sul punteggio di parità. 2-2. Il cronometro segna l'84esimo. Perfetto, grazie. Fallo non fischiato, vantaggio. Porta via il pallone. Ancora 5 minuti da giocare. Quando ha visto che non c'era il vantaggio, che non si concretizzava, è arrivata correttamente la segnazione del calcio di punizione. Conti. Passaggio intercettato. Pajac. Kuven Yalcin. La legge bene, ferma il passaggio. Provano a costruire un'altra chance in questo finale per vincere la gara. Facile l'intervento del portiere. 3 i minuti da recuperare. Si mette bene sulla traiettoria qui. Sturaro. Buona circolazione di palla per il rossoblù del Genoa. Palla che esce, sarà fallo laterale. Sterza verso l'interno. Arriva il triplice fischio, gara che finisce in parità, devono accontentarsi di un punto a testa. Prestazioni con luci e ombre, devono lavorare ancora molto per migliorare la produttività offensiva, al momento la peggiore del torneo. Possono però consolarsi con la bella prova della difesa, che alla fine non ha concesso nulla agli avversari e ha permesso di portare a casa questo punto. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro.